Ben ritrovati gentili telespettatori, queste puntate di 724 Europa sono, come dire, le più problematiche, perché alla fine noi adesso ci addentreremo dentro delle situazioni abbastanza difficili, anzi speriamo di essere molto semplici ai nostri telespettatori, perché se cominciamo a parlare di PSD2 poi non capisce più nessuno, invece dobbiamo essere... E poi quando incontriamo Vincenzo Tiani, benvenuto innanzitutto. Grazie. Da un argomento ne arriviamo ad altri e finisce in cacciara. Speriamo di poter essere utili. Allora, andiamo con ordine. Vincenzo Tiani è un consulente che si occupa di tecnologia, si occupa di piattaforme, tutto il mondo, come dire, legato a queste grandi parole che sono machine learning, blockchain, intelligenza artificiale, e-commerce. Si parla molto di e-commerce. Perché? Perché evidentemente le operazioni continuano ad aumentare sulle piattaforme. Lo dico senza ipocrisia ai nostri telespettatori, e sicuramente mi farò dei nemici, questa storia del dibattito sul contante e sul borsellino elettronico in Italia, non dico che sia una grande barzelletta perché non voglio ridere nessuno, ma è una cosa minimale quando poi il volume dei pagamenti elettronici e dell'e-commerce al mondo va a una velocità spaventosa. Gli ultimi dati parlano di un incremento di transazioni bancarie del 67%. Quindi? No, Tiani. Senz'altro, per quanto riguarda il dibattito italiano... No, sì, lo lasciamo perdere. Lo lasciamo perdere, sì. Ok. No, senz'altro l'e-commerce dal punto di vista appunto dello scambio sta raggiungendo dei livelli molto interessanti. Ecco, ci sono delle regole sulle responsabilità delle piattaforme di e-commerce, sì. Perché... giustamente ci devono essere delle regole. Allora, la regola, diciamo, che regola tutto sostanzialmente il funzionamento delle piattaforme online è l'e-commerce directive, la direttiva e-commerce, che è la 31 del 2000, quindi qualche annetto fa, ormai sì. Comincia ad avere, è più che maggiorenne. Ci sono recenti cambiamenti. Di recente, diciamo, la commissione, la futura commissione, la presidente von der Leyen ha già anticipato che ci sarà una revisione della direttiva e-commerce. Perché è così importante? Con quello che si chiama il Digital Services Act. E perché è così importante? Perché la direttiva appunto del 2000, la direttiva e-commerce, che è tuttora valida ed è stata recepita nei 28 paesi membri, stabilisce un principio molto importante, che le piattaforme non sono responsabili per i contenuti illegali caricati dai propri utenti, a meno che non ne vengano a conoscenza. Quando vengono a conoscenza di un contenuto illegale caricato sulle piattaforme, allora devono rimuoverlo. Perché è importante questo principio? Perché ha permesso, diciamo, a quelle che ai tempi erano delle piccole aziendine, delle, diciamo, promettenti start-up, così come lo permettono tutt'oggi, di non doversi preoccupare di monitorare internet, la propria piattaforma, ed evitare che i propri utenti appunto... Però andiamo con ordine. Allora, innanzitutto a me viene in mente il tema della pirateria. Senz'altro. Che è una piaga, distrugge l'industria creativa, l'abbiamo detto mille volte. Certo. Molte telco ci giocano, nel senso che essendo, come dire, il download un tema di utilizzo della banda, è evidente che le telco, forse lo dico in maniera ironica, qualcuno potrebbe, diciamo, forse non hanno interesse a buttar giù la pirateria, ma è di questo che si parla? Anche, nel senso che per quanto riguarda tutta la parte di contenuti illegali tutelati dal diritto d'autore, dalla proprietà intellettuale, quello è stato già un settore regolato proprio da poco, ne parlammo l'anno scorso, dalla direttiva sul copyright, che entrerà in vigore verrà implementata a livello nazionale nei prossimi 2 anni. La Francia... Mi sarebbe sfuggita adesso una bella risata, semplicemente perché... Perché? Cioè, adesso la voglio mettere così, oggi voglio essere cattivo, insomma. No, perché Google ha già detto che di quella roba, cioè, proprio non gliene importa un... Sì, allora, diciamo... Un fico secco, diciamo così, no? Quella direttiva ha due sono stati i grandi temi dibattuti negli ultimi 2 anni. Quello che appunto riguarda Google, uno dei due punti è la questione, il nuovo diritto riconosciuto agli editori dei giornali, che permette, secondo cui devono le piattaforme, come gli aggregatori di notizie, il Google News che avete sul cellulare, un qualsiasi aggregatore che voi usiate,
In questo caso, se la piattaforma vuole ospitare quelli che si chiamano in termini tecnici snippet, cioè l'estratto, la preview, il trailer dell'articolo, cioè il titolo, l'immagine e un due righe di riassunto, allora la piattaforma deve pagare gli editori. Cioè. Cosa è successo? Nonostante dicevamo ci sono 2 anni per far diventare legge nazionale questa direttiva, in Francia, dove il copyright è molto sentito, perché c'è la lobby del copyright è molto forte nel cinema, nelle notizie. Giustamente. Sì, assolutamente lecito. Esatto. E diciamo Google ha già questa parte è stata diventata legge nazionale. Meno di 2 settimane fa, Google ha detto va bene, però noi non intendiamo pagare nessuno, quello che potete fare, quindi se non abbiamo il permesso gratuitamente di mostrare questa anteprima, semplicemente mostreremo il titolo, come eccezione prevista dalla direttiva. Uh-huh. Di conseguenza la palla passa direttamente agli editori. Sono gli editori che se vogliono comparire con l'anteprima tutta accattivante, con le immagini, il riassuntino, il devono titolo. Pagare Google. Non devono pagare. No. Cosa che tra l'altro si potrebbe anche succedere in un futuro, in un prossimo futuro. No. Ma devono dare l'ok per permetterlo. E questo ovviamente ha fatto infuriare gli editori. Onestamente era la cosa più aspettata che potesse succedere, non mi ha colto in nessun modo di sorpresa, perché era ovviamente . Ma torniamo un attimo, Vincenzo, al tema dell'e-commerce, perché certo. Tra le varie novità ci dovrebbe essere anche l'aumento della protezione delle operazioni, la sicurezza dell'utente, criptare tutti i dati sensibili che possono essere rubati, perché fra il phishing e le varie altre questioni, certo. Evidentemente. Però insomma, io parlo personalmente e penso di parlare per tante persone. Com'è possibile che un primario istituto bancario, che sarei tentato anche di nominare, per fare un'operazione di trasferimento bancario ti chiede 6 volte una password diversa? Allora, alla fine è uno sfinimento. No, allora, per non parlare di un altro primario istituto bancario spagnolo, uh-huh, che addirittura che non citeremo, che inizia con la S, che in 25 giorni non ti fa più operare perché è incapace di riconoscerti e avviare una operazione sulla piattaforma. Cioè, com'è possibile? Sempre per la questione dei token, no? Perché ricordiamo che i token non esistono più, quindi c'è un sistema elaborato. Cioè, ma com'è possibile, a casa mia avevano, spiegato che da una vita più difficile si passa a una vita sempre più semplice. E invece ho l'impressione che noi abbiamo sbagliato giro. E siamo finiti nel girone dell'inferno. Esatto. Oppure, direttamente. Evidentemente, le cose si stanno moltiplicando. Forse siamo nel purgatorio. Ci aiuti. Mettiamola così. Allora, sì. Senz'altro c'è un problema di cambiamento della tecnologia. E la tecnologia evolve e quindi cambiano anche i sistemi di sicurezza. Personalmente, ad esempio, io uso applicazioni che mi permettono di, che ho sul cellulare, mi permettono di accedere al conto in tutta sicurezza. Devo dire che questa del token, comunque della sicurezza informatica per quanto riguarda gli istituti bancari, è anche un campo da gioco per la competizione. Sì, nel senso che... Perché sono entrate le terze parti adesso. Perché, no, più che altro perché si è visto tutto il mondo fintech, cioè la finanza, la tecnologia applicata alla finanza, ha permesso, e anche una serie di liberalizzazioni nel mondo bancario, ha permesso a nuovi attori di andare a erodere notevolmente i vecchi giganti, che non citeremo, quelli con sedi... No, io parlo proprio delle banche, dei grossi gruppi bancari. E con applicazioni molto veloci, smart, senza passaggi eccessivi come dicevi tu, e quindi diventano appetibili anche sia per un pubblico giovane sicuramente, ma anche meno giovane. Ad esempio non c'è più bisogno di andare in banca in sede fisica e compilare tante scartoffie, basta ad esempio inviare la foto, la carta d'identità, la propria foto, una serie di dati, in 5 minuti ho già fatto richiesta per avere un bancomat a casa e apro un conto corrente. È peccato che appunto l'istituto bancario chieda, no, lei deve passare in filiale di persona. Vabbè, ne parleremo più ripetutamente. Ho 2 cose da chiederle. Una è perché la nuova autorità sui servizi online, evidentemente contro appunto il GAFAM, perché c'è questa richiesta di una nuova autorità? Ma
Diciamo che se ne parla, adesso ancora non è nulla, deciso. È una delle voci, diciamo, di corridoio. Sì, nel senso, questa settimana, la prossima, ci sono le interrogazioni parlamentari ai commissari. Ci sono diversi commissari, probabili commissari, che si occuperanno di digitale. Prima di tutto Margrethe Vestager, danese, attuale e futura commissaria alla competizione, che è quella che ha bastonato, possiamo dirlo, non letteralmente ma metaforicamente, le famose GAFA, quindi le grandi aziende, diciamo, americane, tecnologiche, leader nella tecnologia. Ma abbiamo anche Sylvie Goulard, che si occuperà di mercato unico digitale. Quindi bisogna capire innanzitutto quali saranno... È una discussione in atto. E poi recentemente c'è stato questo incontro tra il Presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, e Mogol, sì, come ambasciatore e rappresentante della SIAE, appunto per questa storia di Google che non ne vuole sapere. E giustamente il Presidente del Parlamento Europeo, non perché è italiano, ma semplicemente perché, e non perché è il Presidente, ma perché è una persona di buon senso, ha detto che è una battaglia di civiltà, cioè non possiamo farci mettere i piedi addosso, anche perché ha detto testualmente: Google ha i miliardi ma noi abbiamo ragione. Quindi ora bisogna vedere se però vale più la ragione o i miliardi, Bisogna vedere anche, oddio, sulla ragione è sempre soggettiva la ragione, nel senso che per quanto riguarda la questione giornali, io onestamente sono anche un giornalista pubblicista, quindi non è che non conosca un minimo la problematica. Io non vedo onestamente il perché si sia creato qualcosa di cui non c'era bisogno, un nuovo diritto, visto che comunque la piattaforma permette di far conoscere il contenuto dei giornali a una, diciamo, più vasta platea. Per quanto riguarda invece ovviamente quello che chiedeva Mogol, quella parte riguarda più l'articolo 17, quindi riguarda l'audio video, ovvero la direttiva prevede che ad oggi solamente se si segnala la presenza di un contenuto illegale, anche in violazione del copyright, la piattaforma deve agire. Però con la direttiva si permette, la casa discografica ad esempio, o la casa cinematografica, o la casa di produzione televisiva, fornisce il proprio database di contenuti alla piattaforma video, audio, quel che sia, e la piattaforma deve fare una sorta di matching, di confronto fra il contenuto che viene caricato dagli utenti e quello fornito dalle case discografiche e cinematografiche. Se c'è, se combaciano, allora la piattaforma dirà: no, caro utente, tu stai caricando un contenuto senza il permesso di chi detiene i diritti. Qual è il grande problema? È che ci sono delle eccezioni, come un diritto di critica. Ad esempio, io potrei prendere questa intervista, voler fare un commento, prendere un breve estratto. Il giornalista è un incapace e non ha neanche diritto al commento, insomma. Potrei però, insomma, prendere un video, voler prendere solo 10 secondi, se il filtro tecnologico me lo riconosce in automatico, come, diciamo, dove dice non hai il permesso, anche se ho l'eccezione che è riconosciuta dalla legge espressamente anche da questa direttiva, il filtro automatico potrebbe bloccare il mio contenuto con effetti di censura che in qualche modo devono essere gestiti. Allora, lei sa bene che noi siamo dei tecnologici, come dire, appassionati e quasi evangelizzatori, no? Come lei. Però è anche vero, e voglio chiudere con questa chiosa con i nostri telespettatori, che quando si scopre che il video di Tiziana Cantone, certo, la ragazza di Napoli, è ancora a disposizione e che gli Stati Uniti sono dovuti intervenire in qualche modo per tentare di bloccare, e che invece i famosi nostri amici Google e via andando non hanno ancora fatto per rimuovere quel video, certo che, insomma, la situazione non depone a tenere questo clima fiduciario, diciamo, con i vari player. Grazie Vincenzo, sempre un piacere. Andiamo Grazie sempre di voi. Corsa, perché, come dire, anche il tono dinamico non solo della trasmissione ma dei temi è appassionante. Sicuramente ci rivedremo per aggiornarci. Speriamo. Sulle varie cose. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, e alla prossima puntata. Arrivederci.